Buonasera a tutti, Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom in anticipo. Credo che stasera è anche l'ultima sera di Hanukkah, quindi un giorno particolarmente importante, particolarmente significativo. L'ultima sera di Hanukkah è considerata una sera particolarmente festosa, quindi auguro a tutti veramente un Hanukkah Sameach, una festa, un bel giorno di festa. Prima di cominciare la lezione, come facciamo spesso, facciamo una tefillah, facciamo due mismorete Illim per chiedere ad Hashem di farci uscire da questa situazione difficile e per chiedere la guarigione di tutti i malati. Bene, leggiamo il Salmo 20 e 121. L'Amnatzeach Mizmor David, Yanha Adonai Beyonzara, Yesagevcha Hashem Elohe Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadecha, Yizkor Kol Minchotecha Ve'olatecha Yeda Shneh Sela, יתן לך כלבביך וכל עצותיה מלא, יראה אדוני בשבטיך, לשם אלוהינו גוי, ימלא אדוני כל משאלותיך, תה ידעתי, כי הושיע אדוני משיחו, יענה ומשמו קדשו, בגבורות ישע יבינו אלה ברכב אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. סלמו 121 שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם, כי השם אסקולט לנוסטרה תפילות. אמן. בנה, פרשה di questa settimana è la parasha di Miketz. Parasha di Miketz è una parasha molto lunga. A Roma si diceva Miketz en Ketz, vuol dire parasha di Miketz non ha fine. È una parasha molto lunga, una delle più lunghe della Torah, ed è la seconda parasha della storia di Yosef. Beh, noi sulla storia di Yosef in realtà per adesso, della storia di Yosef per adesso non abbiamo ancora parlato. La scorsa settimana abbiamo fatto una lezione su Hanukkah che era in qualche modo legata a Yosef. Però volevo cominciare così, con un cenno a questa storia. Qual è la storia di Yosef? Beh, la storia di Yosef è la storia di una famiglia importantissima, la famiglia da cui deriviamo tutti, la famiglia di Jacob, del patriarca, del terzo patriarca. All'interno di questa famiglia scoppia una crisi molto pesante fra i fratelli. È una specie di leitmotiv del libro di Bereshit, i problemi fra fratelli. Qui il problema è un problema particolarmente drammatico. La scorsa parasha della scorsa settimana, la parasha di Vayesh, la Torah ci racconta di Yosef che fa dei sogni e racconta questi sogni ai fratelli. Beh, sono sogni in cui lui domina e in cui i fratelli, o addirittura il padre in uno di questi sogni, si inchinano davanti a lui. Beh, i fratelli prendono molto male questi sogni. Yosef non fa soltanto dei sogni che vengono recepiti molto male dai fratelli, ma fa anche qualcosa di piuttosto antipatico. Parla, dice qualcosa di negativo sui fratelli al padre, o meglio, riferisce al padre delle cose sbagliate che secondo lui i fratelli fanno. Quindi i fratelli diciamo che non lo amano, per usare un eufemismo, in realtà la Torah dice che lo odiano,
sia per le sue parole, sia per i suoi sogni, sia per i sogni che ha raccontato. E interpretano questi sogni come superbia, come un atto di superbia nei loro confronti, come una volontà di dominio su di loro. Yosef è un figlio molto amato dal padre, è il Ben Zekunim, è il figlio della vecchiaia del padre, è il figlio, è il primogenito della moglie amata per eccellenza dal padre, che è Rachel, ma è anche amato dal padre per un altro motivo. La parola zaken in ebraico del Chachamim, vuol dire sia anziano, vecchio, quindi figlio della vecchiaia, ma anche Chacham, anche sapiente, saggio. Yosef è il Ben Zekunim, ed è il Ben Zekunim nel senso che è il figlio sapiente. Il padre studia con Yosef, il padre è il figlio con cui lui studia. E questo lo rivedremo anche nella parasha della prossima settimana. Bene. Che succede? Beh, succede che in realtà questa storia prende un risvolto drammatico. A un certo punto il padre manda Yosef a cercare i fratelli che stanno portando il gregge al pascolo. Yosef va a cercare i suoi fratelli, alla fine li trova, anche se all'inizio non li trova perché non erano nel posto in cui che il padre gli indica. Trova un uomo, personaggio misterioso, probabilmente un essere soprannaturale, che gli indica dove sono i suoi fratelli. Beh, però questo incontro è un incontro drammatico. I fratelli vedono Yosef arrivare e decidono di ucciderlo. Decidono di uccidere il fratello. Uno dei fratelli tenta di salvarlo, ma non ci riesce. Alla fine, quello che è in qualche modo il capo dei fratelli, il leader dei fratelli, che è Yehuda, decide che non lo devono uccidere. E alla fine Yosef viene venduto. Viene venduto e diventerà schiavo in Egitto. Verrà venduto a Potifar, ministro del faraone, e diventerà schiavo di Potifar. Dopodiché succede un fattaccio, il fattaccio è che è succedono due cose. Succede che Yosef diventi importante nella casa di Potifar. Yosef è una persona di grandi qualità, è una persona di grandi capacità, diventa un personaggio importante, diventa in qualche modo l'uomo che si occupa di tutti gli affari di Potifar. Però ha un problema: sua moglie, la moglie di Potifar, si innamora di Yosef. Si innamora di Yosef e tenta in tutti i modi di sedurlo. Yosef resiste a questa seduzione, finché un giorno la moglie di Potifar lo trova in un momento in cui il marito non c'è, tenta di nuovo di sedurlo, Yosef scappa, la moglie di Potifar gli strappa il vestito, e alla fine userà quel vestito per vendicarsi, e si vendicherà dicendo che Yosef ha tentato di violentarlo. Yosef viene mandato in prigione e rimarrà 12 anni in prigione. In prigione interpreterà dei sogni, i sogni del coppiere e del panettiere. Alla fine il sogno del coppiere è interpretato positivamente, predirà al coppiere, che ritornerà al suo ruolo, e gli chiede di ricordarsi di lui in quel momento, di ricordarsi di lui e di salvarlo dalla prigione in cui è rinchiuso senza avere colpe. Il coppiere non si ricorda di lui, così si conclude la parasha della scorsa settimana, e Yosef rimane in prigione. Però poi tutto questo cambia. Tutto questo cambia improvvisamente perché anche il faraone fa dei sogni. E il coppiere a questo punto si ricorda di Yosef e dice: beh, io conosco una persona che interpreta i sogni. E a questo punto Yosef interpreterà i sogni del faraone.
L'interpretazione di Sonia Faraone è estremamente interessante, tutta una parte estremamente interessante di questa parasha, però non voglio parlare di quello, vorrei parlare di un'altra cosa. Sef interpreterà Sonia Faraone e il faraone nominerà Yosef vicere d'Egitto, perché nell'interpretazione dei sogni Yosef predirà al faraone che ci saranno 7 anni di carestia e 7 anni di abbondanza. Yosef praticamente presenta al faraone un programma economico in modo che i 7 anni di abbondanza possono far fronte ai 7 anni di carestia. E il faraone nomina lui a capo di questo programma economico. Yosef diventerà un personaggio importantissimo, diventerà il vice re d'Egitto. Bene, questo è l'inizio di questa parasha. In questa parasha, in realtà, in questa storia, noi assistiamo ha una storia che ogni volta sembra che si concluda e poi però in realtà ha un altro sviluppo. La storia di Yosef è la storia di un ragazzo che fa sogni di dominio, che i fratelli accusano di superbia, e poi questo ragazzo viene venduto come schiavo, la sua superbia viene molto abbassata. Viene venduto come schiavo e vive una vita terribile, vive un momento terribile della sua vita. Non solo, Yosef si solleva, la storia non finisce qui, si risolleva da questa condizione, però di nuovo va a finire in prigione, finisce dentro la prigione. Ma anche da questo Yosef esce e diventa vice re d'Egitto. Bene. In questa condizione, e questo è quello su cui volevo concentrarmi in questa lezione, Yosef incontrerà di nuovo i suoi fratelli. Dopo 22 anni, Yosef e i suoi fratelli si incontrano di nuovo. E la cosa straordinaria, paradossale, è che in quell'occasione si realizzano i sogni di Yosef. Yosef, vi ricordate, nei sogni aveva predetto che i fratelli sarebbero inchinati davanti a lui. Bene, i fratelli arrivano in Egitto spinti dalla carestia, arrivano in Egitto per trovare cibo e i fratelli si inchinano davanti al vice re d'Egitto. Teoricamente la storia potrebbe anche finire qui. I sogni di Yosef alla fine si avverano. I fratelli si inchinano a lui. Ma la storia non finisce qui. Ed è su questo non fine della storia che volevo provare a riflettere insieme a voi. Che succede a questo punto? C'è questo incontro, però un incontro particolare. Perché è un incontro particolare? Perché Yosef sa che sta incontrando i suoi fratelli, Yosef riconosce i suoi fratelli, ma i fratelli non lo riconoscono. Quindi Yosef sa che questo è un incontro con i suoi fratelli, i fratelli non sanno che questo è un incontro con Yosef. Come mai non lo riconoscono? Ci sono vari motivi per cui non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché sono passati 22 anni, le persone in 22 anni cambiano. Non è lo stesso Yosef, avevano lasciato un ragazzo di 17 anni, si ritrova un uomo di 40, di quasi 40 anni. Ci sono vari motivi per cui non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché, tanto per cominciare, perché pensano che Yosef sia morto. Sono convinti che Yosef sia morto. E se non fosse, anche non fosse morto, si aspetterebbero al massimo di trovare uno schiavo, e invece si ritrova davanti al vice re d'Egitto. Ma soprattutto, quello che hanno lasciato è un ragazzo ebreo. Si ritrovano davanti a un vice re d'Egitto, a un egiziano. In particolare un egiziano vestito da egiziano, vestito come un re egizio. E questo li confonde. Ora, questa faccenda dei vestiti di Yosef, secondo un grande maestro scomparso recentemente, che è Rav Jonathan Sacks, è fondamentale per capire quello che succede. Però io a questo punto voglio lasciare quello che dice Rav Sacks. Rav Sacks sostiene che i vestiti, che la faccenda dei vestiti ha un valore e ha un significato profondo in questa storia, come in altre storie della Torah. Vi ricordo che i vestiti sono stati importanti anche per il padre di Yosef,
per Yaakov. Vi ricordate quando Yaakov si mette i vestiti di Esav per prendere la beracha dal padre? Quindi i vestiti svolgono un ruolo nella storia, in varie storie di Bereshit. Però questa cosa io la lascerei alla fine sperando che ci rimanga tempo. Io vorrei vedere con voi cosa succede in questo incontro con i fratelli. Che succede? Beh, succede che Yosef tratta malissimo questi fratelli. Yosef accusa questi fratelli di essere delle spie, di essere venuti in Egitto per spiare l'Egitto. Li imprigiona e poi chiede ai fratelli di portare l'altro fratello che non è venuto, che è Beniamin, che è il vero fratello di Yosef, il figlio della stessa madre, e che il padre non ha permesso che venisse perché non voleva rischiare di perdere l'altro figlio di Rachel. I fratelli dicono che non possono portare Beniamin perché Beniamin è profondamente legato al padre e il padre ne morirebbe. Padre subirebbe un dolore terribile dalla venuta di Beniamino. Giuseppe però insiste, insiste e tiene un fratello in qualche modo in ostaggio, che è Shimon, e chiede ai fratelli di andare e di portare Beniamino. Questa è la storia come l'abbiamo nella parasha di Michezzo. Avrà uno sviluppo poi nella parasha successiva, che è quello di Vaigash. Bene, perché Yosef si comporta così? Perché Yosef si comporta in questo modo nei confronti dei fratelli, li accusa di essere delle spie? Non solo. Yosef farà in modo di impaurire molto i fratelli, di terrorizzarli. I fratelli prendono del cibo, del grano da Yosef, e fa in modo che il denaro che hanno pagato per quel grano li venga rimesso nei loro sacchi, il che significa che potrà in seguito accusarli di essere dei ladri. Insomma, li tratta piuttosto male. Perché lo fa? La risposta più semplice da dare, perché si vuole vendicare. Questa è la risposta più semplice da dare. Però se leggiamo con attenzione questa parasha, e in particolare se leggiamo con attenzione la parasha successiva, vedremo che Yosef è molto lontano da qualunque idea di vendetta. Yosef non vuole vendicarsi, Yosef non pensa affatto di vendicarsi dei suoi fratelli. Alla fine del libro di Bereshit, dopo la morte del padre, i fratelli sospetteranno che Yosef voglia vendicarsi, che dopo la morte del padre, quando il padre non c'è più, realizzasse la vendetta nei loro confronti. Lo dicono a Yosef, che il padre ha chiesto che questo non succeda, e Yosef gli dice: ma io non sono Dio. Io non sono Dio, io non ho nessuna intenzione di vendicarmi, non ho nessuna intenzione di farvi del male, io ho intenzione solo di farvi del bene. Yosef non pensa di vendicarsi, su questo ritorneremo anche nella parasha la prossima settimana. E allora perché fa subire queste sofferenze ai fratelli? Beh, pensiamo alle sofferenze che li fa subire. Yosef metterà i suoi fratelli in prigione. Beh, è quello che hanno fatto loro con lui. La prigione nella Torah viene chiamata Bor, vuol dire pozzo. Vi ricordate? Yosef viene gettato in un pozzo e Yosef mette i suoi fratelli in un pozzo. Non solo questo. Accusa i fratelli di essere delle spie. Beh, i fratelli avevano accusato Yosef di essere una spia. Avevano accusato Yosef di fare la spia verso il padre. Chiede ai fratelli di
di portare Biniamin, cioè l'altro figlio di Rachel. Loro avevano fatto del male a un figlio di Rachel e Yosef chiede in qualche modo di sacrificare l'altro figlio di Rachel. A cosa serve tutto questo? Beh, in realtà Yosef vuol mettere i fratelli alla prova. Vuol mettere i fratelli alla prova perché i fratelli si sono macchiati di una colpa gravissima. Hanno venduto un fratello. È una colpa gravissima. E Yosef vuole che i fratelli si rendano conto della loro colpa, si rendano conto dello sbaglio che hanno fatto e facciano teshuva. Yosef vuole che i fratelli facciano teshuva, non vuole il loro male, vuole il loro bene. E il loro bene è che loro si rendano conto dell'errore che hanno fatto, si rendano conto della colpa che hanno commesso e facciano teshuva. Questo è il fine di Yosef ed è abbastanza dimostrabile nel testo che questo è il fine di Yosef. Che succede? I fratelli fanno teshuva. Vedete che succede una cosa straordinaria. Quando Yosef accusa i fratelli di essere delle spie, gli dice che sono, li mette in prigione, eccetera, eccetera, a quel punto i fratelli dicono: Aval Hashemim Anachnu, noi siamo colpevoli. Quindi attenzione, i fratelli vedono quello che gli sta succedendo, non come una punizione di Yosef, perché non sanno che è Yosef, ma come una punizione che gli viene da Dio. E Dio punisce, middah keneged middah, cioè misura per misura. Dio punisce le persone facendoli capitare cose simili a quello che hanno fatto. E quindi i fratelli riescono a capire che c'è un messaggio in quello che gli sta succedendo. Dicono Hashemim Anachno. Beh, a questo punto, quando dicono Hashemim Anachno, ci aspettiamo che Yosef a questo punto interrompa la cosa. Finisca lì, che la cosa finisca lì. Yosef, abbiamo detto, non vuole vendicarsi. E allora la cosa dovrebbe finire lì. I fratelli hanno ammesso di essere colpevoli, hanno ammesso che la colpa che gli sta succedendo è per colpa loro. A questo punto basta, hanno fatto teshuva, hanno ammesso la loro colpa. In realtà non è così. In realtà loro non hanno ammesso la loro colpa. Loro cosa dicono? Cosa dicono i fratelli? Fratelli dicono questo, noi siamo colpevoli perché nostro fratello, quando l'abbiamo gettato nel pozzo, ci ha supplicato e ha pianto e noi non abbiamo avuto pietà. Attenzione, attenzione alle parole che dicono. Dicono la nostra colpa è non avere avuto pietà per Yosef, non esserci fatti commuovere dal pianto di un fratello. Che cosa non dicono? Non dicono abbiamo sbagliato a condannarlo, abbiamo sbagliato a venderlo. Non dicono questo, dicono non abbiamo avuto pietà. Attenzione, pietà si può avere anche verso un colpevole, pietà si può avere anche verso una persona che andrebbe condannata. In realtà i fratelli, come se dicessero, in realtà la condanna era giusta, però noi dovevamo avere pietà. Dopotutto è nostro fratello e noi dovevamo avere pietà. Bene, non ammettono la colpa. Come mai non ammettono la colpa? Come mai non ammettono di aver sbagliato? Dopo 22 anni sono ancora convinti di aver fatto la cosa giusta. Perché sono convinti? Bene, io voglio portarvi l'interpretazione che dà un grande maestro dell'ebraismo italiano, che è Rabbi Ovadia Sforno. Questa interpretazione di Sforno sarà poi usata da moltissimi. Da moltissimi, sarà un'interpretazione classica, diventerà un'interpretazione classica sulla storia di Yosef, però è importante dire che l'origine è Sforno, pochi lo dicono in realtà, però l'origine è l'interpretazione di Sforno. Cosa dice Sforno? Sforno dice, ritorna indietro, ritorna al momento in cui Yosef viene condannato dai fratelli, condannato a morte, vi ricordo, la vendita è già un atto di clemenza da parte dei fratelli. Perché i fratelli condannano a morte Yosef? Sforno dice, i fratelli sono convinti di aver ragione.
Perché sono convinti di avere ragione? Perché danno un'interpretazione particolare sia dei sogni di Yosef che del fatto che Yosef parlasse male di loro, dicesse delle cose sbagliate che facevano al padre. Qual è l'interpretazione che danno? L'interpretazione che danno è questa. Yosef ha un progetto e il progetto è quello di escludere i fratelli dalla famiglia. Vuole escluderli dalla famiglia. Come possono pensare una cosa del genere? Come possono pensare che si possano escludere dai fratelli dalla famiglia? Beh, hanno dei motivi per pensarlo, perché questa cosa in realtà è già successa nella famiglia dei patriarchi. Vi ricordo che i patriarchi precedenti, Abramo e Isacco, hanno avuto due figli, ma solo uno dei figli ha continuato a rimanere nella famiglia, l'altro è andato da un'altra parte. Abramo ha avuto Isacco e Ishmael, Isacco rimane dentro, Ishmael fuori. Yaakov ha avuto, scusate, Yitzhak ha avuto Yaakov e Esav, Yaakov rimane dentro, Esav è fuori. Quindi questa storia del qualcuno che viene escluso dalla famiglia c'è già stata. Bene, i fratelli sospettano che si ripete la stessa cosa. A questo punto è Yosef, figlio prediletto, che vuole escludere loro da quella famiglia. Questo è il sospetto. Li vuole escludere materialmente da quella famiglia, con i sogni di dominio. Li vuole escludere spiritualmente da quella famiglia, dicendo al padre che loro si comportano male, che vogliono, che fanno delle cose sbagliate, in particolare li accusa di fare cose sbagliate nei confronti di alcuni fratelli. Quindi vorrebbe dimostrare che sono indegni di essere nella famiglia di Jacob. Pensano questo. E quindi considerano Yosef un Rodef. Cosa vuol dire un Rodef? Beh, il Rodef è una figura che troviamo in Halakha. Il Rodef è una persona che insegue un'altra persona per ucciderla. Beh, nella condizione del Rodef, l'Halakhah stabilisce questo: se uno insegue un altro per ucciderlo, può essere ucciso per salvare quello che viene inseguito. I fratelli considerano Yosef un Rodef. Pensano che Yosef li stia inseguendo per ucciderli, o per ucciderli materialmente, o per ucciderli spiritualmente. E pensano quindi che sia giusto condannare Yosef a morte. Pensa che sia giusto ucciderlo, perché in realtà lui vuole ucciderci. Lui vuole ucciderci, quindi è giusto ucciderlo. Quindi già il fatto che lo vendano è già un atto di clemenza per loro. Loro sono convinti di aver fatto la cosa giusta. Questo è quello che dice Sforno. Sono convinti che quello che hanno fatto era giusto. Bene, perché tutto questo non è giusto? Perché in realtà non è giusto? Perché in realtà Yosef non pensa affatto di ucciderli, né materialmente né spiritualmente. Yosef non ha nessun progetto di questo tipo. Yosef non solo non ha progetti di questo tipo, Yosef ama profondamente i suoi fratelli. Per tutta la sua vita non farà altro che cercare i suoi fratelli. Quando il padre lo manda a cercare i fratelli e non li trova, Yosef incontra, come abbiamo detto, un uomo e quest'uomo gli dice: cosa stai cercando? E lui dice: et ahai anochi mevakesh, io cerco i miei fratelli. E secondo alcuni commentatori, questa è tutta la storia di Yosef. Yosef è alla ricerca dei suoi fratelli, è continuamente alla ricerca dei suoi fratelli. Yosef è un uomo che è molto legato ai suoi fratelli, anche se i fratelli non lo capiscono. Quindi Yosef non ha nessun progetto di ucciderli, né materialmente né spiritualmente. E tutto quello che fa in realtà tenta di farlo per il bene dei suoi fratelli. Anche la spia che fa nei confronti del padre non la fa per parlarne male, ma perché possano correggere i loro comportamenti sbagliati. E i sogni. Yosef in realtà si sente
obbligato a raccontare quei sogni, perché vede quei sogni come dei sogni profetici. E c'è una regola: una persona che riceve una profezia non può tenerla per sé. Deve in qualche modo raccontare la profezia, deve in qualche modo dire quella profezia. Yosef si sente in quella condizione, quindi Yosef non ha queste intenzioni, non ha intenzioni cattive nei confronti dei fratelli, perché i fratelli questo non lo capiscono. I fratelli vedono in quello che fa Yosef un tentativo di fare loro del male in maniera molto profonda e quindi hanno tutto il diritto, pensano di avere tutto il diritto di difendersi. Quindi i fratelli non fanno teshuva. I fratelli non fanno una vera teshuva. Ammettono di non aver avuto pietà. Ammettono che devono essere più misericordiosi, però pensano che quello che hanno fatto in realtà è giusto. Bene, Yosef vuole che i fratelli facciano teshuva. Vuole che capiscano che hanno sbagliato e hanno sbagliato in maniera profonda. Che hanno sbagliato nel giudicarlo, che hanno sbagliato nel loro comportamento. Devono capire che hanno sbagliato. In che modo dovranno capirlo? Beh, dovranno capirlo perché si ritroveranno in una situazione simile. Una situazione in cui devono sacrificare un fratello per il proprio bene. Yosef li mette nella condizione che per riuscire a salvarsi, devono sacrificare Beniamino. Questo lo vedremo nella parasha della prossima settimana, ma in realtà lo vediamo già nella parasha di questa settimana, perché Beniamino viene fatto trovare nella sacca di Beniamino, viene fatto quando alla fine Beniamino arriverà in Egitto, verrà portato in Egitto, nella sacca di Beniamino viene trovato un calice, che è il calice di Yosef, e quindi Yosef accusa Beniamin di essere un ladro. E i ladri si puniscono in maniera terribile, si punivano in maniera terribile in tempi antichi. I fratelli si troveranno nella condizione di potersi salvare, però sacrificando Beniamin. Non lo faranno, anticipo la parasha della prossima settimana, non lo faranno, e sarà questa la teshuva dei fratelli di Yosef. Quando decideranno che non si può sacrificare un fratello, che non si sacrifica un fratello, che non c'è motivo non c'è per nessun motivo al mondo, neanche per salvare se stessi, si sacrifica un fratello. Questa sarà la teshuvah dei fratelli di Yosef. Però in questa parasha questa teshuvah ancora non c'è stata. Quindi Yosef vuol mettere i fratelli in quella condizione, nella condizione di dover salvare un fratello e non un fratello qualsiasi, ma un altro figlio di Rachel, il figlio cioè di un'altra madre, il figlio della madre prediletta, il figlio della donna, della moglie prediletta di Yaakov. Questo è quello che dovranno fare e questa è la teshuvah che tenta Yosef di far fare ai fratelli. Lo fa per il loro bene, perché se non fanno teshuvah, questa macchia rimarrà per sempre su di loro. E Yosef vuole che i fratelli non rimangano macchiati moralmente da quello che hanno fatto. Bene, volevo concludere con una cosa che dice Rav Sacks, ritornando a una cosa che ho detto all'inizio, e che dice Rav Jonathan Sacks, a proposito dei vestiti. Rav Sacks dice che i vestiti hanno un ruolo importante in vari passi della Torah. Vi ho raccontato di Jacob che si veste da Esav. Yosef qui si veste da egiziano, Yosef qui è vestito da egiziano, è vestito da egiziano. E i fratelli lo prendono per un egiziano, è vestito così, e quindi è così. C'è un'espressione italiana che dice che l'abito non fa il monaco, in realtà molto spesso l'abito fa il monaco. Molto spesso in realtà noi veniamo giudicati per come siamo esteriormente. I vestiti rappresentano questo, rappresentano il modo in cui noi ci presentiamo esteriormente. Quindi una persona viene giudicata in base a ciò che appare, a ciò che appare esteriormente. Che cosa ci vuole insegnare questa parasha? Beh, questa parasha ci vuole insegnare
noi dobbiamo andare al di là delle apparenze. La storia di Yosef, secondo quello che dice Gazzax, ci vuole insegnare che noi dobbiamo andare al di là delle apparenze. I fratelli di Yosef hanno avuto una grande colpa, di essere rimasti alle apparenze, di non aver approfondito, di non aver capito veramente Yosef, di aver creduto che Yosef volesse ucciderli moralmente o materialmente. Ma Yosef non era così. Per capirlo dovevano andare al di là dell'apparenza, al di là del sogno raccontato, al di là di tutto quello che hanno visto. Dovevano andare al di là di ciò che hanno visto e andare più in profondità. Zaks cita un grande storico dell'Ottocento, che è Grez. Grez dice che c'è una differenza fra il mondo pagano con cui gli ebrei hanno avuto a che fare e il mondo ebraico. E la differenza fondamentale, secondo Grez, è questa. Nel mondo pagano è fondamentale ciò che si vede. I pagani hanno trasformato in divinità le forze della natura, hanno trasformato in divinità ciò che vedevano, il mare, il cielo, il sole, tutto ciò che vedevano era fondamentale ciò che vedevano era il loro punto di riferimento. Nell'ebraismo la divinità non si vede, la divinità non si vede e quindi ciò che vediamo non è così fondamentale. Che cos'è fondamentale? Ciò che è fondamentale è ciò che sentiamo. La divinità non si vede, ma parla. La divinità non si vede, ma noi veniamo chiamati ad ascoltare ciò che la divinità ci dice, ciò che Dio ci dice. Quindi nell'ebraismo ciò che è fondamentale non è ciò che vediamo, ma ciò che sentiamo. In qualche modo l'ebraismo ci porta ad andare al di là di ciò che vediamo. Bene, concludo, come conclude anche Erzacs la sua lezione, ricordando quella che è una delle tre filosofie fondamentali dell'ebraismo, della tradizione ebraica, della giornata ebraica, che è lo Shema. Lo Shema comincia con le parole Shema Israel, ascolta Israele. E quindi lo Shema sottolinea che è fondamentale ascoltare. Ma cosa facciamo noi? Quando diciamo lo Shema, noi mettiamo una mano davanti agli occhi. È come se dicessimo, noi non vogliamo vedere, vogliamo sentire. Ecco, il difetto fondamentale dei fratelli è stato fermarsi a ciò che vedevano e non essere capaci di ascoltare, di sentire, e di sentire in maniera più profonda ciò che Yosef era. Zaks dice il beged è fondamentale, il vestito è fondamentale. Voglio ricordarvi che la parola beged in ebraico, che vuol dire vestito, ha la stessa radice della parola bagad, del verbo bagad, che vuol dire tradire. Il vestito ci porta a tradire, ci porta a non capire, ci porta a fermarci all'apparenza e quindi il vestito può essere un tradimento. Il vestito ci porta a credere che Yosef sia un egiziano, quando Yosef non è un egiziano, ci porta a vedere qualcosa senza andare al di là di ciò che vediamo, e questo è un tradimento. I fratelli devono capire, devono riuscire ad andare al di là di ciò che vedono, e questa è la prova a cui Yosef li sottopone. Shabbat shalom a tutti, Hanukkah Sameach, che possiate avere Hanukkah gioioso, e uno Shabbat gioioso, uno Shabbat di shalom, di tranquillità, di serenità e di salute per tutti. Hanukkah Sameach e Shabbat Shalom.